Salve a tutti amici di Facebook e di YouTube, io e la mia piccola Sara. Dì ciao a tutti, amore. Ciao. Ciao, così si dice ciao. Ciao a tutti! Dì così, dai. Più Ciao a tutti. forte. Ciao a tutti amici di YouTube. Oggi prepariamo un bel video, la video ricetta delle genovesi, delle paste genovesi, giusto amore mio? Ok, le paste genovesi sono fatte di un impasto di pasta frolla. Si possono fare sia farcite con ricotta di pecora o con crema pasticcera. Quelle che faremo oggi sono quelle fatte con crema di ricotta di pecora, giusto amore mio? Il video della crema di ricotta potete vederlo sempre nel nostro canale, giusto amore? Ma che è sto sbadiglio? Sei stanca? È finito ora la scuola? Sì? Ah, allora sei stanchissima. Ok, la ricetta originale prevedeva che al posto del burro si metteva la sugna. Ai tempi si metteva la sugna, ma oggi la maggior parte dei pasticceri usa il burro. E anche io lo preferisco. Sai perché? Perché è più profumato e molto più buono della sugna. La sugna sarebbe lo strutto, cosiddetto. Giusto? Facciamo così, diamo gli ingredienti della pasta frolla. Sì, ok. Allora, facciamo così. Facciamo vedere gli ingredienti che non abbiamo fatto vedere. 175 grammi di burro. 175 grammi di zucchero, 60 grammi di latte, giusto? Un uovo intero, un grammo di ammoniaca, per dolci si intende, 12 grammi di miele, un limone grattugiato, o se volete usare anche la pasta di limone. 500 grammi di farina tipo 00. Ok, siamo pronti per fare l'impasto della pasta frolla. Un'altra cosa, un avviso. Per fare qualsiasi cosa con la pasta frolla, quando si fa l'impasto, si fa riposare per circa un'ora in frigorifero. Brava. Sì, bisogna aspettare per fare la lavorazione dei biscotti o di qualsiasi cosa. Però non ho fatto i biscotti Sì, tu l'hai fatto i biscotti l'altra volta, di ieri. giusto? Questa volta con la pasta frolla noi facciamo le paste genovesi. Che anche le paste genovesi, la pasta frolla si deve fare riposare in frigorifero per circa un'ora. Eh già, esatto, quello che hai detto tu. Dopodiché, ascolta Sara, dopodiché, Dio, popolo di YouTube, ascoltate, che si formano le genovesi, prima di infornarle, bisogna che stanno in frigorifero almeno per un'oretta. Devono stare in frigo per un'oretta. No, 2 minuti. un'ora, non 2 minuti. Che facciamo così? Dopo si inforna a circa 200 gradi per 15 minuti, giusto? Ok, andiamo a fare l'impasto della pasta frolla, va bene? Seguitemi! Allora Sara, mettiamo lo zucchero in planetaria. Dopo mettiamo il burro dentro. Il burro deve essere ammorbidito, ok? Temperatura ambiente. Passiamo innanzitutto nella planetaria, prima mettiamo la frusta, in modo tale che sciogliamo bene il burro assieme allo zucchero, ok? Visto che il burro si sta frantumando. Perché è duro? Certo, perché è duro. Visto amore? Guarda come si frantuma.
aumenta un poco. Facciamo incorporare per bene il burro allo zucchero. A questo punto andiamo a mettere l'uovo. L'uovo lo versi tu? Brava, così, perfetto. Certo, amore mio. Chi non ha l'ammoniaca per dolci può usare benissimo una bustina di, anzi no, mezza bustina di lievito Bertolini, il lievito per dolci, ok? Versiamo. Ok, spacchiamo un attimo. A questo punto noi aggiungiamo un pizzico di vaniglia, di vanillina. Aspetta, aspetta Sara, aspetta. Che troppa. Così. Facciamo sbattere così. La metto io. Ora la metti tu, aspetta. Poi aggiungiamo miele. Il miele, brava. Invece a così. E pizzico. Abbassiamo i bordi. Ma tu vuol dire? È affondato. Ok. Adesso aggiungiamo il latte. No! Prima del latte dobbiamo mettere questo. Hai sbagliato! No, non ho sbagliato, è una sequenza che va fatta così. Aggiungiamo le bucce di limone grattugiato. Diamo un'altra amalgamata. Brava, così. Che odore! A questo punto, un bel odore fa, vero? A questo punto aggiungiamo il latte. Aumenta un poco, brava. Con l'aiuto di una spatola abbassiamo tutto il contenuto. Battiamo bene. Per bene. Certo, bisogna fare l'impasto per bene, amore. Certo, così. Finché la così. Abbassiamo. Aggiungiamo. Ah, ma accendi. Saluto tutti gli amici, amore. Io ciao a tutti! Ciao a tutti, amore! Ciao a tutti! Ciao popolo di YouTube! Facciamo un po' di saluti? Sì! Io ciao Floren! Ciao Flo! Ciao Flo! Ciao Thelma! E tutti gli altri amici che non ci ricordiamo, giusto amore? Magari qualche volta facciamo un elenco e li salutiamo ad uno ad uno. Sì. Allora continuiamo l'impasto. Ok, a questo punto passiamo a vedere che l'impasto per bene. A questo punto noi siamo pronti per far incorporare la farina. La farina
si incorpora manualmente. Mi tocca. Questo non serve. È tutto bello. Aspetta. Stacchiamo l'acqua. Sì. Diamo un'altra mescolata in questa maniera. E facciamo incorporare la farina. La farina dentro. Piano piano. Allora Sara, versa la farina piano piano. Così, brava. Ancora, tutta questa farina dobbiamo incorporare. Brava. Beh, continua. Brava, amore mio. Versa così. Ok, facciamo così, amore. Mettiamo un po'. Sì. In questa maniera. Guarda. Sì. Aspetta un attimo. Infine, con l'aiuto della mano, finiamo di impastare. Ok. A questo punto versiamo tutto in una ciotola. Mettiamo la pellicola e la mettiamo a far riposare in frigorifero per circa un'ora. Un'ora. Ecco qua. Ecco questo. Aspetta, aspetta, Sara. Basta fare così. E la posiamo in frigorifero per un'ora. Allora, eccoci qua. Dopo un'oretta togliamo la nostra pasta frolla dal frigo, la cominciamo a lavorare. Dobbiamo, ecco, così, strofinarla sul piano di lavoro in modo tale che diventi liscia. Deve essere bella liscia e omogenea. Ok, tagliamo i nostri tocchi per formare le nostre paste genovesi. Le nostre pezzature devono essere intorno ai 100-120 grammi. Ok, disponiamoli per qua. Quello che vi raccomando, non usare molta farina, specialmente quando si fa questo tipo di lavoro, la farina non dovete usarla, in modo tale che la nostra pasta frolla non diventi callosa. Ok. Ok, a questo punto noi andiamo a stirare le nostre paste genovesi. Allora, mettiamo un po' di farina su questo piano di lavoro. Mi raccomando, usiamo poca farina. Stendiamo la pasta. Come vedete, la nostra pasta frolla è bella liscia e omogenea. Ok, avete visto? Deve essere larga di questo spessore e in questa maniera. La disponiamo qui.
raccomando, fare una bella pallina liscia. E usare poca farina. Fate in questa maniera. Bagnate così. E già basta e avanza. Ok, a questo punto noi andiamo a ungere con l'uovo, con il pennello con l'uovo, andiamo a inserire la crema di ricotta oppure se volete la crema pasticcera, in questo caso però li facciamo con la crema di ricotta e poi li chiudiamo. Ok, a questo punto, dopo aver preparato la nostra crema di ricotta un giorno prima, vi raccomando che il video della crema di ricotta lo troverete anche nel mio canale, il canale di Giuseppe Deiana, ossia Giuseppe il pasticcere. Ok, la nostra crema di ricotta, abbiamo aggiunto delle goccine di cioccolato, quelle che avevamo a disposizione, chi vuole metterne un po' di più lo può fare benissimo. Ok, mettiamo la ricotta più o meno qui. Diciamo quasi centrale. Ok, a questo punto ungiamo con il pennello. Ok, adesso chiudiamo in questa maniera. Vi ricordo che si possono fare anche con la crema pasticcera. Ok, a questo punto avviene un altro tipo di lavoro, gestiamo in questa maniera, dopodiché la adagiamo sulla nostra teglia con la carta da forno e facciamo in questa maniera, faccio vedere come deve essere chiusa la genoese, così e poi così. Sempre chiusura ermetica e facciamo in questa maniera e la facciamo. Ok, a questo punto con tagliapasta facciamo questo lavoretto. Voilà.
Ok, le nostre genovesi sono pronte, adesso le mettiamo in frigorifero per circa un'ora, se volete anche di più, anche un'ora e mezza. Dopodiché li inforniamo direttamente in forno già preriscaldato a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Dipende dal forno, del tipo di forno che c'è a casa. Ok, mettiamo in frigo. Adesso siamo pronti, dopo un'oretta che abbiamo tenuto in frigo, per infornarli. Forno a 200 gradi per 10-15 minuti. Ok, uscite dal forno, diamo una spolverata di zucchero a velo e aggiungiamo un po' di cannella, sempre chi lo desidera. Ma nella genovese di ricotta la cannella sta bene. Ok, le nostre genovesi di ricotta sono pronti per essere degustati. Giustamente facciamolo raffreddare un pochettino e sono pronto per essere degustati. Adesso diciamo che il nostro video per oggi è finito. A chi gli è piaciuto di mettere un bel like. Brava. I biscotti di Sara. E chi non è iscritto ancora al nostro canale si iscriva al canale. Ok, arrivederci a tutti al prossimo video. Ciao ciao da tutti. Giusto? Ciao ciao da chi? Da Giuseppe e Sara. Ciao.